Vi propongo di partire e di soffermarci meglio su un'unica espressione del Vangelo, che quando Gesù dice «Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi», come agnelli in mezzo a lupi. È lo stile che Gesù chiede della missione, dell'evangelizzazione. Quanto hanno messo in atto nella loro vita davvero i santi Cirillo e Metodio, che hanno vissuto questo Vangelo, anche la prima lettura, le letture che abbiamo appena ascoltato, perché sono stati capaci di andare in missione, di incarnare il Vangelo, di inculturare il Vangelo, addirittura creando caratteri nuovi perché potessero, perché potesse essere inculturato davvero il Vangelo nella lingua slava, ecco, nelle lingue slave. Pur vivendo molte difficoltà, è lo stile di Gesù, della missione di Gesù, come un agnello in mezzo a lupi. È lo stile anche che richiama più volte San Francesco. Perché la buona notizia, la pace, il dono della pace, può essere donato e testimoniato non attraverso la violenza, nessun tipo di violenza, né fisica né altro. Quindi il Vangelo, la buona notizia, va sempre proposta, mai imposta. Ma questa proposta viene fatta con franchezza, l'abbiamo sentito nella prima lettura, con coraggio, con quella che Paolo chiamerà la parresia. Allora noi oggi possiamo chiederci qual è il nostro stile di missione, il nostro stile di vivere, il nostro servizio all'interno della Chiesa. È davvero come una proposta di qualcosa di bello? Testimoniamo la pace? O la nostra modo di fare pastorale è a volte inficiato da altro? E poi possiamo chiederci che tipo di atteggiamento abbiamo quando viviamo dei fallimenti o un rifiuto, come abbiamo ascoltato nella prima lettura. È molto bello perché sia San Paolo nella prima lettura, dagli Atti degli Apostoli nella prima lettura, sia nella vita dei santi Cirillo e Metodio, quando hanno vissuto dei rifiuti, hanno avuto la creatività di rievangelizzare, di portare il Vangelo in maniera diversa. Quindi vogliamo oggi chiedere al Signore davvero di imparare questo stile di come agnelli in mezzo a lupi, ogni giorno, da Lui, dai Santi Cirillo e Metodio, da San Francesco, perché anche noi possiamo portare, vivere nel nostro cuore la vera pace e portare a tutti la buona novella, è il dono della pace che solo Lui può donare.